onorato dal carissimo Marco Raffaele per la gioia che mi dà questa mattina di essere qui a celebrare l'Eucaristia, nel giorno in cui celebriamo i 100 anni della nascita di Monsignor Luigi di Vicenza, padre qui e poi arcivescovo di Capua. Sento davvero un debito di riconoscenza verso di lui, per cui è con grande gioia che ho accolto l'invito di Don Antonio, ma anche dei nipoti, della famiglia, della sorella e di questa comunità che per quest'anno ha pensato tante iniziative per ricordare il parroco, lo studioso, il docente di storia, il vescovo Luigi di Vicenza. C'è una parola che noi leggiamo sempre ogni volta in cui celebriamo le lodi della memoria dei pastori. È un versetto della lettera agli Ebrei: ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. E poi prosegue: considerando attentamente l'esito del tenore della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Mi sembra che la celebrazione di oggi, la giornata di oggi, sia un invito a fare questo, a ricordarci di un padre. Ricordatevi dei vostri capi, a ricordarcene innanzitutto per benedire il Signore. Siamo qui questa mattina per fare questo, l'Eucaristia è questo. Noi vogliamo benedire il Signore per ciò che è stato Sua Eccellenza Monsignor Luigi di Vicenza, qui a Lazzano, suo paese natale, per questa comunità parrocchiale, per la diocesi di Napoli, per la chiesa di Capua. Benedire il Signore. Arzano non sarebbe oggi quella che è senza la presenza di quest'uomo, di questo cristiano, figlio di Dio, sacerdote che guidò questa comunità di Sant'Agrippino per ben 12 anni. La chiesa di Napoli non sarebbe quella che è oggi il suo nuovo arcivescovo, al quale diamo i saluti e per il quale preghiamo. Sapete che anche lui è stato toccato dal virus, ma sta già meglio senza la presenza del vescovo Luigi, rettore di seminario. Egli formò non solo negli anni del suo rettorato, ma anche dopo, guidando tanti, numerosi sacerdoti che accorrevano a lui in tanti momenti. Noi di Capua ricordiamo questo pellegrinaggio di tanti sacerdoti che venivano per confessarsi, per parlare con lui, per mettere nel suo cuore le loro pene, i loro affanni, le loro speranze. Davvero la Chiesa di Napoli deve molto a questo sacerdote che prima ancora di essere rettore del seminario dedicò parte del suo tempo alla formazione dei giovani, all'insegnamento nella facoltà teologica, all'apostolato dei laici e poi qui la
che la famiglia quest'oggi benedice il Signore perché la presenza dello zio, sacerdote e poi vescovo davvero ha dato un tono tutto particolare a tutti coloro che sono stati legati a lui da vincoli di sangue e di affetto. Ricordatevi dei vostri capi, significa innanzitutto fare questo, benedire il Signore, Signore grazie per averci fatto dono di un Signore di diligenza, per avercelo fatto conoscere e per essere stato per noi guida, pastore, padre. Ma ricordarci dei capi significa anche accogliere tutto il patrimonio spirituale, innanzitutto, che essi ci hanno lasciato. E qui mi piace ricollegarmi alla pagina del Vangelo di oggi perché mi sembra davvero una parola che descriva bene il vescovo Luigi. Il brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato nella memoria della Vergine scolastica, la sorella di San Benedetto, ci presenta le due sorelle che accolgono Gesù nella casa di Betania. Ci descrive questo dialogo bellissimo tra Marta e Maria con Gesù, le quali in maniera diversa si pongono però al servizio del Signore. E a Marta, abbiamo ascoltato, si lamenta con il Signore che è presa dagli affanni e da molte cose. Gesù ricorda che c'è una parte migliore che non va davvero trascurata. Marta, Marta, di affanni e di agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Ecco, se volessimo dire in una parola chi è stato un Signore di diligenza, io mi sento di poter dire questa mattina, innanzitutto a me, un Signore di diligenza è stato un cristiano, un sacerdote, un vescovo, che ha scelto la parte migliore e non ha permesso che le venisse tolta. E ha saputo davvero mettere al centro della sua vita amicizia con il Signore. Nell'ufficio di questa mattina ci veniva presentata una bellissima pagina dei dialoghi di San Gregorio che descrive il rapporto tra questi due fratelli, Benedetto e Scolastica, e a proposito di Scolastica, la santa di cui celebriamo oggi la memoria, ci ha detto che lei amava parlare delle cose del Signore, cercava di comunicare la sua esperienza spirituale, voleva condividere con il fratello quella che era la sua esperienza d'amore con il Signore, perché il Signore è una persona concreta che noi possiamo incontrare e con la quale dobbiamo stabilire un rapporto vivo, concreto, reale. Come una relazione sponsale, ci dice oggi il testo del Cantico dei Cantici. Monsignor Diligenza a questo tende in modo particolare. Aveva questa attenzione particolare. Se forse gli avessimo chiesto che cosa deve fare un vescovo innanzitutto, ci avrebbe risposto così. Un vescovo deve innanzitutto pregare per essere un uomo che sta in ginocchio dinanzi al Signore. Lui faceva questo. Quante volte ci sono
nella cappella ci invitava prima a pregare con lui, a unirci alla sua preghiera e poi ci ascoltava e poi ci diceva lui una parola: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, di una sola c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore. Davvero mi disse questo. Ricordo un aneddoto che porto nel cuore. Erano i giorni in cui stavo per arrivare a capo il Santo Padre Giovanni Paolo II, che poi venne domenica 24 maggio del 1992, e c'era il diocesi a riferimento, i sacerdoti ma anche tanti laici presi da tante cose, erano tutti attenti ai preparativi e all'accoglienza del Santo Padre. E il vescovo Luigi però conservava una calma e una pace che mi colpivano. E commentando poi quella storica giornata di via qualche giorno dopo, lui raccontava di essere andato come ogni mattina in cappella a pregare regolarmente e poi ci diceva: finito il tempo della preghiera, ho detto a me stesso, adesso andiamo ad accogliere il Papa. Che bello, lo ricordo questo come un regalo grande che dice la centralità del Signore nella sua vita. Come ogni uomo, ogni cristiano, ogni pastore soprattutto, anche il vescovo Luigi visse momenti difficili, momenti duri anche nell'esercizio del suo ministero, ma sempre conservò la pace. E l'espressione più forte che lui ripeteva era proprio santa pace, santa pace. Ricordiamo questa espressione, era il massimo della sua così passionatina, santa pace, a dire come davvero la pace, come dono di Dio, dovesse essere conservata sempre, la pace, frutto della comunione con il Signore, frutto di un'amicizia con il Signore. Che va coltivata, che va alimentata. Ricordatevi dei vostri cambi. Noi lo ricordiamo così, per imparare da lui. Io lo ricordo così, per imparare da lui. Il primato della preghiera, il primato della relazione con il Signore, il primato di una relazione che lui viveva anche il sacramento della riconciliazione che celebrava in maniera stabile ogni sabato si portava a Napoli, tanti sacerdoti lo ricorderanno, alcuni lo accompagnavano anche in questo pellegrinaggio al ministro della riconciliazione e lì la Santa Chiara si accostava per accogliere la misericordia di Dio. Ricordatevi dei vostri capi, significa per me vescovo ora, anche per noi sacerdoti qui e per voi carissimi fratelli e sorelle di questa comunità parrocchiale, scoprire questa centralità, riscoprire questa centralità del Signore nella nostra vita, senza la quale davvero la vita diventa un affanno. Un'inquietudine, un'ansia continua, come è vero, soprattutto in questo tempo nel quale noi siamo
il Signore lo ammenta alla pienezza della pace, perché il Signore gli doni di vivere questa esperienza di comunione piena con Lui, che egli desiderava, alla quale guardava, sapendo che la meta è il paradiso, tutto bene in paradiso. Mi ricordo che diceva il vescovo Luigi, quando noi a volte per intavolare un discorso, come spesso facciamo, dicevamo eccellenza, tutto bene, tutto bene, e lui ci ricordava tutto bene in paradiso, e così ci invitava a guardare alla patria del cielo. Ricordarci dei nostri capi significa continuare il lavoro che i nostri predecessori, i nostri capi, le nostre guide, i nostri padri hanno intrapreso. Non disperdere il patrimonio spirituale, non solo, che ci è stato messo tra le mani. Per questo davvero grazie a Don Raffaele e alla comunità di Sant'Agrippino per aver voluto pensare a una serie di iniziative che in qualche modo attraverseranno questo anno centenario 2021, incominciano oggi ma poi proseguiranno ricordando il giorno della sua consacrazione a vescovo, poi il giorno in cui egli concluse la sua giornata terrena, il 25. Noi nel benedire il Signore, nel rendere grazie al Signore, vogliamo pregare perché davvero anche noi sappiamo fare la nostra parte. C'è una bellissima espressione che leggiamo nelle fonti francescane a proposito di Francesco d'Assisi, quando sulla pietra nuda della chiesetta di Santa Maria degli Angeli lui si fa poggiare a terra e ai frati che gli fanno corona e che piangono perché vedono ormai imminente la sua morte, Francesco dice: io ho fatto la mia parte, Signore, vi insegno ora a fare la vostra. Non dice: e ora fate anche voi come ho fatto io, sapendo che ognuno di noi è unico e singolare e che ognuno è chiamato nel tempo che egli vive e con i doni che il Signore gli ha fatto a dare il proprio contributo. Ma quello che conta è che ognuno faccia la propria parte. Io ho fatto la mia parte. La sua diligenza ci direbbe forse così, come Francesco: io ho fatto la mia parte, ora il Signore mi insegni a fare la vostra. Lo affidiamo alla materna intercessione di Maria, a colei quale il vescovo Luigi continuamente pensava, guardava. Venendo qui questa mattina mi dicevo: se si dovesse rappresentare in qualche modo in un'immagine il vescovo Luigi, non potremmo non farlo senza la corona in mano, senza quella corona che continuamente lui teneva tra le mani e che l'aiutava a vivere questa amicizia, questa filiazione con Maria. La affidiamo a lui, a lei, e ci affidiamo a lei perché anche noi sappiamo fare la nostra parte, avendo nel cuore questa parola del Signore, però
che è una parola che ci indica